Quando la vita ci mette alla prova, non perdere la speranza vuol dire già resistere al male. Lo ha ripetuto con forza Papa Francesco nella sua lunga giornata a Napoli. La visita pastorale ha preso il via di buon mattino ai piedi della Madonna di Pompei, dove il pontefice ha deposto le miserie del mondo di oggi, schiacciato dall'odio e dal sangue e da antiche e nuove povertà. Il Papa delle periferie ha poi fatto il suo ingresso nella città partenopea proprio dai quartieri più poveri, da Scampia, accolto da migliaia di persone che non si vogliono arrendere alla violenza e al malaffare. Con noi Don Tonino Palmese, salesiano, vicario episcopale per la carità. Napoli che inizia da Scampia, da una periferia che è tanto cara al Papa e tanto cara alla Chiesa tutta, compreso la Chiesa di Napoli evidentemente. Un punto di partenza per noi importante, quello del Papa oggi, significa riconoscere in quel potenziale evangelizzatore dei poveri, categoria tanto cara ai vescovi latinoamericani, riconoscere in quella categoria, in questo atteggiamento teologico e pastorale, una consapevolezza che i poveri sono il promemoria per eccellenza nel ricordarci che Dio ci attende, che Dio attende la nostra conversione e che attende il cambiamento di questa storia. Circondato da bambini e giovani, parlando cuore a cuore, Papa Francesco ha riconosciuto che la vita a Napoli spesso non è facile, ma ha anche ricordato che una delle risorse più preziose del suo popolo è la gioia. Le parole che il pontefice ha rivolto alla popolazione hanno abbracciato il tema della disoccupazione, ribadendo che la mancanza di lavoro ruba la dignità, quello dei migranti che non sono umani di seconda classe, ma persone come noi, migranti a nostra volta su questa terra, e il tema della giustizia. Quanta corruzione c'è nel mondo. È una parola che, se noi la studiamo un po', è brutta, perché una cosa corrotta è una cosa sporca. La corruzione spuzza e la società corrotta spuzza. È un cristiano che lascia entrare dentro di sé la corruzione non è cristiano, spuzza! A Piazza Plebiscito, durante la messa, il successore di Pietro ha invitato con forza quanti cedono alla corruzione e alla delinquenza a trovare la misericordia di Dio, a convertirsi all'amore e alla giustizia. Non cedete alle lusinghe di facili guadagni o di redditi disonesti. Reagite con fermezza alle organizzazioni che sfruttano e corrompono i giovani, che sfruttano e corrompono i poveri e i deboli. Con il cinico commercio della droga e altri crimini. Le braccia tese del pontefice hanno raggiunto anche i detenuti con i quali ha pranzato nel carcere di Poggio Reale. Un momento fatto di semplicità e familiarità, di parole capaci di dare speranza. Ai rappresentanti presenti della casa circondariale, Papa Francesco ha ricordato che rialzarsi dopo una caduta è difficile, ma non impossibile. Rispondendo alle domande di due detenuti, Papa Bergoglio ha insistito sul tema dell'accoglienza e del perdono che faticano a entrare in una società che si dice cristiana ma che nei fatti è più pagana. Dio perdona e dimentica, e così dovrebbero fare anche gli uomini, perché tutti sbagliamo e tutti abbiamo bisogno di comprensione. In fin dei conti, ha concluso, il primo santo della Chiesa è stato un carcerato, un condannato a morte. Abbandonando ogni discorso preparato, anche in Duomo, Papa Bergoglio ha voluto conversare con il clero, i religiosi e i diaconi permanenti della città partenopea. Tra ricordi e aneddoti, il pontefice ha detto che il diavolo ci tenta con gelosie, invidie, lotte interne, antipatie e simpatie, ma che se Cristo rimane al centro è possibile superare tutto. Condannando ogni forma di avidità e mondanità, il successore di Pietro ha invitato tutti a coltivare sempre l'adorazione, l'amore alla Chiesa e lo zelo apostolico. Quale per me è il segno di che non c'è fraternità sia nel presbiterio sia nelle comunità religiose? Il segno: ci sono le chiacchiere. E mi permetto di dire un'espressione: è il terrorismo delle chiacchiere, perché quello che chiacchiera è un terrorista che butta che butta
butta una bomba, distrugge e lui è fuori. L'appuntamento al Duomo di Napoli si è concluso con la venerazione delle reliquie di San Gennaro, il cui sangue nelle mani del pontefice si è sciolto a metà. La visita di Papa Francesco è proseguita poi nella Basilica del Gesù Nuovo, dove ha incontrato gli ammalati, carne viva di Cristo nella società. Per tutti ha avuto una carezza e un sorriso, ringraziando volontari e medici per il servizio reso senza arricchirsi materialmente. La gioia di Napoli è esplosa sul lungomare Caracciolo per l'incontro tra Papa Francesco e i giovani, non di rado chiamati a rispondere a tante difficoltà e delusioni, ma pronti ad accendere di speranza il loro futuro, come ci raccontano il cardinale Crescenzio Sepe, arcivescovo di Napoli, e Don Pasquale Incoronato, direttore della pastorale giovanile. È grave, è gravissima, è grave dappertutto, ma qui si è inserita già in una crisi esistente, quindi una crisi nella crisi. I giovani spesso li vediamo un po' sfiduciati, un po' ragazzi che chiedono di andare altrove per trovare una possibilità anche di lavoro, perché il problema della disoccupazione, e quindi quando non trovano un minimo di sbocco anche per realizzare i propri sogni, le proprie potenzialità, questi ragazzi si sentono un po' abbandonati. Bene, con i giovani abbiamo fatto un percorso enorme. Perché non perdono mai la fiducia, non perdono mai la speranza. I giovani si sentono accolti e direi che sono diventati moltissime occasioni protagonisti di questo risveglio che vogliamo dare, di una volontà ferrea, perché le potenzialità ci sono, di una volontà ferrea di cambiare e di creare una nuova realtà, anche civile, anche sociale, oltre che religiosa. La realtà dei giovani a Napoli è molto molto problematica, enigmatica, ma anche molto bella, ricca di speranze. Ci sono circa 150.000 universitari, è una delle città più giovani da questo punto di vista, per cui il Papa incontrerà soprattutto giovani che vogliono proiettarsi verso il futuro costruendolo oggi qui. Il pontefice si è intrattenuto con famiglie, ragazzi e anziani prima di ripartire per Roma, una festa della fede declinata con i suggerimenti del successore di Pietro sulla vita, che va amata anche quando Dio si chiude nel silenzio, anche quando si avvia al tramonto, anche quando ti sfida con non poche difficoltà. Ai giovani Papa Bergoglio ha chiesto di non scoraggiarsi, anche se la società li lascia senza lavoro e senza futuro. Li ha invitati a credere nel matrimonio, pur se oggi duramente in crisi e sotto attacco. Pregare tanto, questo è stato il consiglio principale, per vivere ogni giorno una sorta di primavera. E proseguire la strada della vita vuol dire anche andare incontro alla vecchiaia con tutte le difficoltà che ne conseguono, di cui l'invito a non abbandonare gli anziani, memoria e saggezza, ma avere per loro attenzioni e tenerezza, la migliore medicina. Vi auguro il meglio e Camarona va accompagnare.